Ciao, ecco il pacco del mio swap. Grazie Dalila. Ammetto di non averlo aspettato per oggi, lo aspettavo per domani. Fortunatamente sono appena tornata dal lavoro e quindi ho beccato il corriere al volo, altrimenti sarebbe stato tutto rimandato. Ma bando alle ciance, apriamo insieme il pacco dello swap. Spero di non rompere nulla. Oggi sono emozionata per questa cosa, perché se va male qualcosa nel video e poi dopo sono guai. Ok. Già mi piace molto. Allora, solo un attimo. Che cosa meravigliosa. Allora, cerco di tirare fuori la mia scatola senza fare danni. Tra l'altro sono in bilico su una sedia perché, ahimè, sono bassa. Allora, vediamo se riesco. Ah, perfetto, ci sono riuscita. Ho tirato fuori tutto. Oddio, questo lo appoggiamo a terra. Questa è la scatola e già mi piace tantissimo. Ve la faccio vedere così. Così vedo qualcosa. Così. Spero che si veda tutta, di renderle veramente merito. È bellissima. Oltretutto, questi sono dei colori che io adoro. Quindi apro. No, vabbè. Bello. Mi piace un sacco. Adesso questo l'appoggio di lato, questo è il biglietto per me, nero, bravissima. Allora, io leggo, speriamo che non ci siano cose troppo personali, ma non credo. Ciao Paola, sono felice di aver fatto questo swap con te, spero di aver fatto un buon lavoro. Penso di aver messo tutto il necessario per creare un bellissimo album. Per te non è stato semplice riuscire ad abbinare, per me non è stato semplice riuscire ad abbinare tutto, ero molto indecisa, ma sono sicura che con la tua bravura e la tua fantasia riuscirai a fare qualcosa di meraviglioso. Grazie, troppo gentile. Quindi non vedo l'ora di vedere il risultato finale. Spero anche che la mia scatola ti piaccia. Sono consapevole che ho un po' di difetti, infatti non sono del tutto soddisfatta del risultato. Però posso dire che mi sono impegnata al massimo per cercare qualcosa di carino. Con la speranza di poterci incontrare e abbracciare presto, ti saluto. Buon lavoro e la fantasia sia sempre con te. Un bacio e un abbraccio, Dalila. Grazie, Dalila. Mi piace tantissimo. Io non ho scritto così tanto per te. Allora, comunque già sono i miei colori preferiti, già sono, non sono soddisfatta di più. Sono felice così, Dalila, vai tranquilla. Ah, vedo tante belle cose, vedo tante belle cose. Allora, inizio con sopra. Questi sono dei nastri, perché li vedo. Oddio, spero di non andare. Scusate, cado, stavo per cadere, ma voi non lo saprete. No, ve l'ho detto, va bene, non importa. Perché sono bassa, per inquadrare tutto ho dovuto alzare il cavalletto, ma adesso devo stare in punta di piedi, prima ero aggrappata su una sedia, vabbè, cose. Ok, nastro, così, viola, un altro viola, questo è più sul lilla, io per i colori sono pietosa, comunque questo è sempre un altro viola di organza. Un altro viola di raso e questo sempre di raso con delle, spero che si inquadri, delle roselline. Ok, scusate, metto via questi così non danno fastidio e mettiamo qui di lato. Poi altro. Passamaneria. Col suo sacchettino, passamaneria color oro.
Bellissima, grazie. È bellissimo aprire i pacchetti. Poi altri nastri. Quanti? Ok, allora. Ah, non mi si apre, non mi si apre. Si è aperto. Ok, altri nastri. Questo è sul bluette. Questo è sul lilla, un altro lilla, così, e poi, sbaglio inquadratura, sul beigiolino marroncino e un altro, sempre uguale. E questi sono i nastrini. Poi, questo è sempre un nastro. Che bello! Questo è un nastro telato. Ah, di quelli che si appiccicano? Sembrerebbe. No, è stampato. È un nastro telato con farfalle sul grigio blu. Davvero, davvero molto, molto, molto bello. Questo mi piace tantissimo. Ok. Poi, che belle. Allora, una farfalla così. Bellissime, rose. Se sto andata, scusate, foglie, perché ho detto rose, non lo so. Foglie, bellissime. Sto soffrendo perché sono in punta di piedi. Bellissime, guardate che poi magari nel video vi faccio vedere meglio. Sono, ecco, sono inquadrata. Sono davvero, davvero, davvero belle. Che belle, mi piacciono molto. Si vede? Ok. Poi, paillettes. Queste sono di vari colori e questi sono dei punti luce. Anche questo sul blu. Ho visto un fucsia, un violetto, un verde. Molto belle. Poi, decorazioni in legno. Allora, una alla volta. Allora, questa è una cornicetta che io uso tantissimo. Poi, due alberelli. Questa che sembra un ramo di una vite. Poi ci sono ancora questi un altro alberello, delle margheritine, dei bottoni colorati, che bellini, e le coccinelle. E questo, oddio, appoggio qui. Poi altri strass sul grigio, guarda che bellini, questo per fare una shaker. Io vado sempre fuori campo sul grigio e sempre sul fucsia, bellissimi. Poi mi piacciono molto, è tutto veramente veramente molto molto bello, mi piace un bel po'. Allora, che poi oggi sono stanca, quindi questo mi ci voleva proprio. Della, ecco, sempre sbaglio l'inquadratura, della cera lacca e degli angoli.
quattro angolini, ovviamente. Ok. Poi. Oh, altri nastri. Questa volta siamo sul blu e quindi abbiamo un blu bello acceso, un blu elettrico, questo blu molto particolare che non lo so che colore, come potrebbe essere definito, un azzurro, un celeste e questo è veramente bello, è sempre un altro tono di blu, ma non saprei, mamma mia. Non sono negata a quei colori. Ok, e poi ultimo della parte sopra, che poi c'è la carta di nuovo, ho questi fiori. Fiori così di carta. Questi sono tipo resina. Questi sono metallizzati, fiori comunque molto 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 belli. Poi dopo, come sempre, risistemo tutto e faccio una bella carrellata. Togliamo la carta. Ok, e abbiamo strass. Gli strass. Non volevo rompere. Mi dispiace, si è rotto. Vediamo se riesco. Niente, si è rotto tutto. Scusate, sto proprio. Niente, lo rompo perché meno cerco di romperlo, più mi si rompe. A questo punto rompo tutto, così la risolviamo. Ok. Mezze perle, dei fiori, un cuore. E qui lo stesso con altri colori molto 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 belline, quindi strass e mezze perle e poi fustelle. Oh, che bella busta! La busta è spessorata. Cercherò di evitare di rompere almeno questa. Ecco appunto. Cercherò. Ok. Quante. Allora, qui abbiamo dei fiori, ovviamente nei toni della carta, delle cornici, che carine. No, c'ho anche la fatina dei fiori. Delle rose, allora, farfalle, delle rose, oh che belle, delle rose davvero bellissime. Altre rose, scusate, mi rimetto in cima perché sennò ho paura che non vediate nulla. Che video movimentato. Farfalle, che bellina la farfallina. Lascia la farfallina, la fatina dei fiori si vede. Fatina dei fiori. Delle margherite, così la scritta love, non cadere, la scritta love, delle fustellate, no, delle, scusate, delle tag, sono tutte fustellate, tag. Oh, che bello questo. Questi sono dei rami. Bellissimi, dei rami di diverso colore e poi questa. E poi c'era rimasto qualcos'altro? Sì. Poi ci sono queste così margheritine e queste. Bellissimi, grazie. Davvero bellissime queste fustellate. Poi, oh, quante cose ancora. Decorazioni adesive varie.
Voi mi perdonate se il video sarà un po' storto, vero? Ma io ti amo. Ma io... No. Mi devi dire dove le trovate, dopo me lo dici. Allora, le metto qui in modo che si vedano, perché se no sono... Allora, questi sono trasparenti. Anche questi. Questi sono tutti bouquet di fiori trasparenti. Poi ci sono, vabbè, queste, le tag, che non sono ovviamente trasparenti, sono queste etichette così e sono davvero bellissime. Queste farfalle, ma io, cioè no, con altri fiori. Poi ci sono questo, un ramo di rose e questo. E questo è invece un altro ramo di fiori, cos'è, tipo ciclameno. Io non ho proprio il pollice verde. Altri fiori così, ma sono bellissimi, che belli, spero che si vedano. E poi questo è bellissimo, sono tipo delle diapositive di fiori. Meraviglia, grazie. No, cioè, sono bellissimi. Ecco, io già se avessi avuto solo questo sarei stata più che soddisfatta. Bellissimo, no, davvero. Allora, aspetta, ne ho perso uno. La luna, farfalle, come notturno questo. Questa farfalla bellissima, ok. Così, poi... Poi farò la foto e vi mostrerò veramente tutto nel dettaglio e altre etichette. Una, queste magari riesco a rimetterle dentro. E poi washi tape. Ok, non voglio rompere la busta. Queste buste sono bellissime lo stesso. Ok. Oddio, ma quanti? Washi tape. Così. Così, ma qui è la scorta per un album, due album, tre album. Guardate che belli. Tra l'altro, questi sono quelli tipo coi petali, mi sembra. No, cioè veramente. Poi vi farò la foto nel dettaglio. Ma sono bellissimi, davvero bellissimi. Grazie. Belli, belli, belli. Adesso non mi entra. Poi dopo sistemo bene. Poi carta patter per decorare. Detto che era un notturno, queste sono delle tag così, sono proprio i miei colori comunque. C'è anche del vino praticamente. Bellissime, davvero davvero bellissime. Penso di avervele fatte vedere tutte. Comunque, ripeto, poi farò un video delle foto più dettagliate. Timbrate, eccole qua. Ok, e sono così: farfallina, un fiore. Altro fiore, se metto la mano davanti voi cosa vedete? Fiore, una farfalla in tutta semplicità, delle frasi. Adesso, dopo ora che il video venga troppo lungo, questa bella ghirlanda e la farfalla. Stoffa. Ok,
bella. Questa è la stoffa che ovviamente riprende tutti i colori che mi ha mandato. Oddio. Aspetta. Dopo la piego. Poi un po' di decorazioni, come se non me ne avessi mandati abbastanza. Che belle cose. Che belle cose. Iniziamo con un'altra diapositiva, altri fiori, così, che bella lavanda, io amo la lavanda. Queste, che è tipo, boh, pergamena, così, così. Oh, che belle, no, ma io veramente, dove le hai prese? Mi devi dire dove prendi queste cose perché sono bellissime. Queste sono scritte. Poi ci sono questi due adesivi trasparenti. Poi qui abbiamo un foglio in vellum sempre decorato. E poi abbiamo gli immancabili centrini. Come si chiamano? Mi viene il termine in inglese. Comunque, quelli. Poi, carta pattern, bella. Allora, come sempre non volevo rompere, ma rompo, io sono molto brava a rompere. Ok, ho rotto tutto, ma non importa. No, che bello. Ok. Con la luna, come mi posso mettere per farvela vedere così? Con la luna e doppia, double. Tra l'altro, queste belle rose anche da ritagliare, che ho scoperto l'amore per il ritaglio ultimamente. Tra l'altro, questa collezione l'avevo vista di sfuggita, non l'avevo vista dentro e ho detto che bella, e ci avevo ragione a dire, oh, che bella. E poi qui sì, si ripete perché ho visto l'immagine di nuovo, bellissima. Ancora cartoncino base. Oh, che bel colore! Oh, bello! Allora è un lilla, è un lilla ed è così ed è veramente veramente bello. Non so se riesco a farvi capire che è un lilla. Oddio, cade tutto. Si vede? È un lilla molto chiaro, molto tenue, ma un lilla. E niente, questo è quello che mi è arrivato. Qui non c'è più nulla. Io, Dalila, ti ringrazio tantissimo. Mi hai mandato delle cose bellissime. Adesso poi sistemo tutto e faccio una bella foto. E ti ringrazio tantissimo. Spero che anche il mio swap ti piaccia. E niente, ci vediamo quando faccio il mio album. Ciao a tutti, ciao!